Buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti. Intervengo presentando in modo sintetico i contenuti della deliberazione di giunta capitolina numero 49 del 30 marzo 2017. E come sapete, appunto, sono state introdotte alcune novità e leggo dalla delibera stessa per sintesi. Innanzitutto il fatto di inserire la scelta obbligatoria di massimo numero 6 nidi, di cui 3 nidi pubblici e numero 3 nidi a gestione indiretta, e stabilendo il principio della scelta prioritaria obbligatoria degli asili nido capitolini, si intende per asili nido capitolini quelli a gestione diretta, in finanza di progetto o in concessione, questo chiaramente da parte delle famiglie interessate. E salvo in caso in cui, e queste sono appunto le deroghe previste, in cui la struttura privata convenzionata sia ubicata ad una distanza pari o inferiore a 300 metri, secondo il percorso pedonale più breve, dall'immobile di residenza del bambino. Tale disciplina non riguarderà inoltre le domande presentate per i minorenni con disabilità, con fratello o sorella con disabilità, con fratello o sorella già iscritti per l'anno educativo 2017-2018 ad un asilo nido a gestione indiretta. E l'altro aspetto fondamentale di innovazione è stato di consentire in via sperimentale per l'anno educativo 2017-2018, al fine di agevolare i genitori e di ridurre i tempi di percorrenza tra casa e asilo nido, la presentazione di domande per strutture educative ricadenti nel territorio di qualunque municipio oltre a quello di residenza. Questi i principali elementi. E noi domani pubblicheremo la graduatoria provvisoria. Vi posso dire appunto che le iscrizioni sono state aperte dal 10 aprile all'8 maggio 2017, che appunto la graduatoria provvisoria sarà pubblicata il 24 maggio. Ci sarà il tempo dal 24 maggio al 6 giugno per il termine per le presentazioni di eventuali ricorsi, e la graduatoria definitiva è prevista per il giorno 16 giugno 2017. Dico questo perché una delle nostre scelte fondamentali è stata quella appunto di anticipare tutto il percorso rispetto a quanto avvenuto l'anno scorso, proprio appunto ascoltando quelle che erano state anche le istanze presentate dalle famiglie. Allora, attualmente noi possiamo paragonare chiaramente insiemi simili, quindi il numero di domande valide pervenute attualmente, e non è un dato definitivo, sono 14.848. Le domande sono ancora in lavorazione, ci siamo viste appunto col Dipartimento prima di venire per darvi il dato più aggiornato possibile rispetto ai tempi di questo Consiglio. E segnalo appunto che delle domande presentate, che sono state 15.712, 864 sono state annullate per motivazioni legate alla mancata residenza, circa il 15%, quindi sono state presentate e c'era appunto la residenza non sul territorio di Roma Capitale. Il 10% per mancanza di requisiti per la deroga alla scelta di nidi capitolini e una parte relativa alle domande annullate su richiesta dell'utente per errata compilazione. Quindi questo per dire che stiamo anche cercando di entrare nel dettaglio appunto dei singoli aspetti, compreso appunto il tema delle domande annullate. E io chiudo dicendo che abbiamo avviato, come sapete, un lungo percorso insomma, che speriamo che possa continuare. Abbiamo già appunto convocato nuovamente dei soggetti con i quali abbiamo interloquito nella stesura di questa delibera, che è stata una delibera molto approfondita nei contenuti e vuole essere, e sulla quale lavoreremo con molta attenzione nel monitoraggio dell'impatto che avrà. E chiaramente la nostra è una scelta a favore del mantenimento del sistema integrato pubblico e privato, questa è stata la scelta compiuta, però introducendo alcune innovazioni che vanno nella direzione appunto di essere più coerenti appunto col mandato anche elettorale che ha ricevuto questa amministrazione. Grazie.